Bene, suonato la campana, saluti a tutte e tutti, in particolare alle autorità rotariane collegate, con tanto piacere il nostro governatore Giuseppe Musso, il past Rotary Director Giuseppe Viale, i past governors che sono parecchi, Alessandro Pastorini, Gianni Vernata, Tiziana Lazzari, Gian Michele Gancia, Ines Guatelli, e spero di non aver dimenticato nessuno, gli assistenti del governatore Mario Pestarino e Francesco Discoglia, e poi altri presidenti dei Rotari Genovesi, il presidente del Rotary Genova, Tommaso Ferro. Ospiti saranno questa sera Monsignor Marino Poggi, nostro socio onorario, provicario generale, vicario episcopale per la carità e direttore della Caritas di Genova, Francesca Isola, che poi presenteremo, attrice, autrice e tante altre cose, il maestro Eliano Calamaro, già professore d'orchestra del Teatro Carlo Felice. Poi presenteremo, lo ringrazieremo. Naturalmente un saluto a tutti i loro ospiti, ai visitatori. No, sì, l'audio sì, il video no, eccoci qua, sì, sono collegato, grazie mille. Grazie, scusa Marco, grazie, ciao. Posso riprendere? Grazie. Comunicazioni, questo è l'ultimo incontro prima della pausa delle festività, il prossimo sarà martedì 12 gennaio 13.45 in videoconferenza su Zoom, il professor Umberto Valente che ci parlerà del suo progetto Madagascar, che credo sia estremamente rilevante non solo per il nostro club. A questo punto la serata inizia con il saluto del nostro governatore, che io ringrazio particolarmente non solo per la presenza, ma per poi, come ribadirò, in questi mesi molto difficili per tutti, è stato vicino, è riuscito a stare vicino a noi, a tutti i club, e è riuscito soprattutto a lavorare, a farci lavorare e a darci la possibilità anche di sentirci meno soli. Meno soli umanamente, ma meno soli soprattutto come rotariani. Grazie Giuseppe, a te la parola. Grazie Pino, sei troppo buono sempre nei miei confronti. Io ho cercato di fare del mio meglio. Quando a San Diego ci siamo sentiti dire a gennaio da Holger Knack, il nostro presidente internazionale, che sarebbe stato l'anno dei cambiamenti, io non mi aspettavo dei cambiamenti così pesanti e così impattanti sulle nostre possibilità di avere contatti, di vederci, di scambiarci idee. Però abbiamo reagito, abbiamo affrontato le difficoltà a viso aperto, ci siamo impegnati nei service, abbiamo programmato, siamo riusciti a vederci anche di persona fra le due lockdown a Loano in una bella occasione, anche se limitati, con i posti limitati dal distanziamento che abbiamo dovuto osservare. Io vedo un distretto in buona forma, diciamo che ci siamo uniti intorno ai valori rotariani dell'amicizia, della diversità, della leadership nel servizio e stiamo facendo un ottimo lavoro su tutto il territorio. Mi auguro nel secondo semestre, naturalmente, che le campagne vaccinali mi diano la possibilità di esservi ancora più vicino. Su 42 visite ne ho fatte solo due, una a Portofino, aprendo con Ines la stagione delle visite, poi io sono riuscito soltanto ad andare a Lazio per vedermi poi costretto per ovvi motivi a sospenderle. Quindi non spero di non doverle fare di nuovo come quelle amministrative fatte a luglio con modalità mediatica, però questo strumento Zoom ormai è diventato diciamo importantissimo per noi. Perché uniti anche se molto bene. Uniti nel senso di responsabilità di coloro che hanno subito gli impatti più forti da questa pandemia. Quindi volevo condividere con voi questa atmosfera natalizia, poi ho visto che Francesca Isola ci racconterà tre episodi
e sono molto curioso di sentirli. Poi ci sarà Monsignor Poggi che ci intratterrà su alcune riflessioni sul Natale, quindi dal Piemonte alla Liguria riesco a essere abbastanza presente grazie a questo strumento nuovo, anche se, come diceva sabato sera mia moglie, l'atmosfera delle serate, degli auguri, possiamo ricrearla solo parzialmente, ma ci tiene uniti. Grazie per l'invito, Pino. Grazie a te, sempre per questa anche comunanza di idee e di sentimenti. Poche cose da parte mia, oltre ai ringraziamenti doverosi già fatti, io credo che prima o poi noi tutti ci riprenderemo in qualche modo la vita nella sua interezza, riabitueremo poi, io credo, anche i nostri sensi alla completezza di un contatto umano diretto e non mediato dal mezzo informatico. Però forse tutto questo ci avrà insegnato, io credo, qualcosa. Ci avrà insegnato ad essere più umili, forse ad acquistare anche una maggiore consapevolezza sul fatto che noi siamo davvero poi una piccola parte di questo complesso mondo, di questo complesso universo. E forse io aggiungo che in fondo ci avrà dato anche una maggiore consapevolezza del nostro appartenere a Rotary, del nostro servire, che è prima di tutto ascolto e rispetto dell'altro, e poi è sollecitudine e intervento. Io posso aggiungere solo che ieri mattina, con le due vicepresidenti, Giorgetta Albigini e Maria Carola Flick, siamo stati ricevuti in udienza privata da Monsignor Marco Tasca, arcivescovo di Genova, che, come d'antica tradizione, sapete, l'arcivescovo di Genova era ospite della serata natalizia per gli auguri. Aveva accettato anche Monsignor Tasca di essere con noi alla conviviale, e naturalmente questo non è stato possibile. L'incontro cordialissimo, avete credo anche due foto che Monsignor Tasca ha chiesto lui di prendere, il nostro simbolo, e di fare la foto con lui. Questo dice anche la cordialità con cui siamo stati ricevuti. Noi abbiamo raccontato i nostri interventi mirati sia alle criticità attuali, ma anche a quel tema educativo che vede uniti tutti i nostri 11 club genovesi in un progetto accolto, aiutato dal distretto. L'arcivescovo si è detto, e questo per un veneto forse è significativo, dice: io pensavo di trovare a Genova così un'atmosfera particolare, forse diversa, invece sono stato accolto benissimo, la gente non mi diceva solo buongiorno, mi diceva benvenuto o altro, forse pensava che i genovesi, come da tradizione, fossero quelli molto resti a queste, e invece per fortuna si è ricreduto. Ha promesso comunque, non appena le condizioni ci saranno, di venire, quando riprenderemo le riunioni in presenza, di venire a farci visita al nostro club in una conviviale. Ora, a questo punto, pensiamo al Natale. Il programma è un programma sobrio, come io credo si convenga a questi tempi, ma ricco. Non sono termini antitetici, ci può essere sobrietà anche nella ricchezza. E allora, per cominciare con questa sobrietà nella ricchezza, ci siamo rivolti ad un'amica del nostro club e di molti di noi personale, e cioè la nostra... Io non so mai come definirla, se Francesca Isola è attrice e autrice,
è protagonista del teatro, di un teatro che è del tutto particolare, chi la conosce sa di cosa parlo, e fondatrice di questa, è un aspetto estremamente interessante, della scuola genovese di improvvisazione teatrale. Io credo l'ho vista in azione in diverse occasioni, in particolare quando ero preside di facoltà, Francesca era venuta a incontrare gli studenti, perché erano già allora dalla sua professionalità. Quindi siamo tutti, io credo, ansiosi e grati, Francesca, per ascoltare, di ascoltare le sue tre piccole storie sotto l'albero. A Francesca, grazie. Grazie mille a te, Pino. Allora, dunque, prima di partire con le tre piccole storie sotto l'albero, Pino mi ha fatto, il presidente mi ha fatto una presentazione meravigliosa, ma vorrei fare un'altra piccola, dirvi altre due parole su di me, diciamo un po' più personali. E per farlo traggo questo pezzo, chiamiamola della mia biografia, da un capolavoro della letteratura che è appena uscito in libreria e che si intitola Meravigliose, che guarda caso è scritto da Francesca Isola. Dice, ma cosa fa? Fa pubblicità occulta al suo libro? No, pubblicità occulta io no, faccio proprio pubblicità palese, Meravigliose, il libro, siete ancora in tempo per comprarlo e per regalarlo. Ma allora, vi dico due parole di me. Dunque, per presentarvi al meglio la prossima ragazza del mio condominio interiore, perché di questo parla il libro, no? Del nostro condominio interiore, di tutte le parti che ci abitano. Vorrei parlarvi un po' di me. Io sono lunatica, permalosa, terribilmente o deliziosamente malinconica, indubbiamente drammatica, iperattiva, irrequieta e coltivo opinioni che io stessa non condivido. Punto sempre a cose antitetiche l'una all'altra, eppur essendo un'assoluta sostenitrice dei valori di pace, amore e fratellanza, di solito me ne vado in giro con l'atteggiamento fisico del non mi avrete mai, maledetti Viet Cong. Ho la pelle delicata, il cuore ancora di più e guai a chi me lo tocca. Sono ipersensibile, facilmente infiammabile, mi carico addosso tutti i turbamenti del mondo e li somatizzo come fossero i miei. Parlo da sola, anche in lingue che non conosco. E sono solita definire pasto l'inghiottire in un sol boccone mozzarelle intere e gelate standomene in piedi di fronte al frigo. Inoltre nel tempo ho sviluppato un intricato sistema di complessi, di superiorità, di inferiorità, di inadeguatezza, di colpa, di persecuzione e di onnipotenza. Altro non posso dirvi se non in presenza del mio avvocato. Al momento purtroppo ne sono sprovvista perché tempo fa mi ci sono fidanzata, le cose non sono andate come pensavo e l'ho mandato al diavolo. Quindi, riassumendo, mi definiresti una persona serena? No, forse no. Eppure, dentro di me, una delle mie parti interiori si chiama proprio così, Serena. Ed è a lei che ho scelto di affidare queste tre piccole storie, perché mi sembrava giusto un po' di serenità in questo momento, e anche perché se lo avessi affidato a un'altra parte di me, ad esempio Francesca, non credo che vi avrei fatto un gran regalo. Quindi, Serena, prego, puoi partire con la prima storia. Dunque, c'era una volta un uomo ricchissimo, ma ricco, 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 nella sua vita aveva visto tutto e avuto tutto. Solo una cosa gli mancava. Non aveva mai incontrato una persona veramente coraggiosa. Così una sera, durante un party, nella sua gigantesca villa con 5.000 invitati, fece questo appello ai suoi ospiti. Amici, io ho un grande desiderio, voi lo sapete, e vorrei esaudirlo proprio stasera. Vorrei conoscere un uomo o una donna di coraggio. Forse questo coraggioso è tra voi, e allora vi prego, si faccia avanti, non chiedo grandi prove, soltanto di percorrere a nuoto la mia piscina da un bordo all'altro. Ora, si dà il caso però che la piscina fosse enorme, ma non era tanto questo il problema, quanto il fatto che nessuno ci fosse mai entrato. C'era chi diceva che fosse piena di coccodrilli affamati, chi di squali inferociti, addirittura qualcuno sosteneva che fosse la dimora di un terribile mostro. Insomma, nessuno sapeva esattamente quale fosse il pericolo, ma tutti concordavano sul fatto che un pericolo ci fosse. Avanti, amici, io so che qualcuno di voi ce la può fare, e in cambio io gli darò la metà di tutte le mie ricchezze, eh?
nessuno. E va bene, allora gli darò tutte le mie ricchezze, fino all'ultimo centesimo. Nessuno. E va bene, e allora gli darò il mio palazzo, le mie terre e splash! Improvvisamente il vecchio si volta e vede qualcuno che nuota nella piscina cercando disperatamente di raggiungere il bordo opposto. Ecco, adesso cercate di seguire anche voi la scena, no? C'è questo uomo misterioso che nuota scompostamente nella piscina. Ecco, è sparito. Tutti con il fiato sospeso. Oddio, non ce l'ha fatta. No, 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 eccolo che ricompare, ricompare. Nuota ancora, è allo stremo delle forze. Non ce la può fare, no, 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 non ce la fa, non ce la fa. Ce l'ha fatta! È arrivato in fondo! Applausi! Il vecchio gli va incontro profondamente commosso, con le braccia spalancate. Si china sul poveretto che giace a terra esausto. Lo guarda dritto negli occhi e gli dice: grazie con tutto il cuore per aver esaudito il mio desiderio. E probabilmente non solo il mio. Ora io ti prego, dimmi, anzi di a tutti noi, come ci si sente ad avere questo grande coraggio? L'uomo che è appena uscito dalla piscina è ancora sdraiato a terra. È a pezzi, distrutto, disorientato. Alza gli occhi verso il vecchio e con un sottile fil di voce sussurra: ma quale coraggio e coraggio? Io solo una cosa voglio sapere. Chi è lo stronzo che mi ha spinto? Ora, vi chiedo scusa per questa parola forse poco elegante, ma come si suol dire, quando ce vo, ce vo. Mi chiedo chi di voi non sia solidale con questo poveraccio che è stato buttato in piscina. Voglio dire, siamo tutti esseri umani e il cambiamento già di per sé ci piace così e così. Abbiamo bisogno di affrontarlo piano piano, di arrivarci con i nostri tempi. Ma purtroppo non sempre questo è possibile. Anzi, direi che l'anno che si sta chiudendo ce l'ha dimostrato con grande chiarezza, vero? Anzi, grazie 2020. E anno dei cambiamenti, diceva prima il governatore. Alla faccia dei cambiamenti, siamo stati tutti e tutte buttati in piscina senza poter minimamente replicare. Ci siamo ritrovati faccia a faccia con i nostri mostri più terribili, no? La paura, la preoccupazione, l'ansia, la distanza dei nostri cari, la mancanza di certezze. Allora, due cose. La prima, che forse, forse, prima che tutto questo accadesse, noi non lo sapevamo mica di essere così coraggiosi. E invece lo siamo. E quindi bravi a tutti e tutte noi. Abbiamo nuotato con forza, con fiducia, con determinazione, a volte anche con creatività, inventandoci nuovi stili. E continuiamo a farlo ancora, anche se il bordo della piscina ancora non si vede. E di questo, io credo, dobbiamo essere fieri. Molto fieri. E poi la seconda. È vero, saremmo anche un po' stanchini di nuotare in questa piscina, però io credo che in fondo al cuore ciascuno di noi lo sappia. Quando finalmente arriveremo in fondo, allora faremo la conta di tutte le ricchezze che stavano dall'alto opposto di questa lunga traversata. Quali? Tutte le ricchezze che avevamo già prima di partire, ma alle quali forse non davamo il giusto, immenso. Brava Francesca, bellissimo. Grazie. Brava davvero. Adesso, visto che siamo usciti dalla piscina, abbiamo bisogno di riprendere un po' di fiato e di guardare al futuro. Prendo un piccolo brano di David Grossman, meraviglioso autore. Ora non è che leggo solo me stessa, sì che sono una mitomane, ma leggo anche cose di altri. E che ci dice questo? Ma perché? Ci pone una domanda, perché? Perché non funziona tutto come nei film? Perché gli estranei per strada, invece di limitarsi a guardarci distrattamente, non attaccano bottone dicendoci: ma lo sai che hai un sorriso bellissimo? Perché dopo 30 anni in un caffè del centro non rincontri mai la persona per cui hai lottato? Perché la frase giusta arriva sempre al momento sbagliato? E perché non ti capita mai di correre sotto la pioggia, di arrivare davanti al portone di qualcuno, farlo scendere, scusarti, iniziare a parlare a vanvera per poi ritrovarti labbra a labbra e sentirti dire: non importa, non importa, l'importante è che tu sia qui.
perché non veniamo mai svegliati durante la notte da una voce al telefono che ci dice: non ti ho mai dimenticato? Chissà, forse se fossimo un po' più fantasiosi, un po' più irrazionali, più sicuri di noi, e fossimo un pochettino meno orgogliosi, meno vergognosi, meno spaventati del parere altrui, allora forse non dovremmo più pagare nessun biglietto del cinema per vedere persone che fanno e dicono ciò che noi non abbiamo il coraggio di esternare, per vedere persone che amano come noi non riusciamo, per vedere persone che ci rappresentano e per vedere persone che, fingendo, riescono ad essere più sincere di noi. Ma, dice il saggio, siccome non è mai troppo tardi per imparare, quello che io auguro a me stessa e auguro a tutti voi è un nuovo anno assolutamente da film. Magari! Anno da film! E a suggellare! E a suggellare questo nostro nuovo anno in CinemaScope, ultima storiella sotto l'albero, che si ricollega perfettamente a quello che ha detto prima il presidente, anzi sembra che ci siamo messi d'accordo, ma vi giuro di no, ed è un pezzo di un altro meraviglioso scrittore, Kurt Vonnegut, che ci racconta di suo zio. Mio zio Alex, un modesto impiegato che abitava il 5033 di North Pennsylvania Street, mi ha insegnato qualcosa di molto importante. Lui diceva che quando le cose stanno andando a gonfie vele, bisogna rendersene conto. E guardate che non parlava di grandi trionfi, ma di occasioni molto semplici. Bere un bicchiere di limonata all'ombra di un grande albero, magari, o sentire il profumo che esce da una panetteria, o andarsene a zonzo a piedi scalzi in un prato con l'erba ancora umida di rugiada, sentire la musica che esce da una sala concerti standosene fuori al buio, oppure, sì, l'attimo dopo un bacio. Mi diceva che era importante in quei momenti dire ad alta voce: ma cosa c'è di più bello di questo? Zio Alex, che è sepolto Crown Hill, pensava che fosse uno spreco terribile essere felici ma non rendersi. E io la penso come lui. Ci chiamano la generazione X, ma noi siamo una generazione A, tanto quanto Adamo ed Eva. Ora, da quanto ho letto nel libro della Genesi, Dio non donò ad Adamo ed Eva un pianeta intero. Gli donò una proprietà di dimensioni gestibili, diciamo, per tanto per intenderci, 80 ettari. Beh, e allora io consiglio a voi, Adamo ed Eve, di darvi questo obiettivo. Usate il bello della diretta, Spritz! Spritz che si chiama. Riprendo. Si chiama Spritz. Ecco, ha finito. E io e Spritz consigliamo a voi, Adamo ed Eve, di darvi questo obiettivo. Prendete una piccola, anche piccolissima porzione del pianeta e dedicatevi a metterla in ordine, rendendola sicura, sana di mente, onesta. C'è un sacco di pulizia da fare, un sacco di ricostruzione da fare, sia a livello materiale che a livello spirituale. Ma, ripeto, ci sarà anche un sacco di felicità. Mi raccomando, rendiamocene conto. Brava. Grazie a te. Grazie a voi. Grazie, grazie. Bravissima Francesca. Però è brava. Grazie. Grazie. Questi che non sono pillole, ma sono grandi intuizioni, anche le tue da scrittrice. Complimenti. Grazie, grazie Pino, grazie. Grazie. Adesso una piccola variazione, perché anzi siamo, devo dire, un po' preoccupati, perché Don Marino non si è collegato e non risponde né al telefono, né al cellulare, né al telefono fisso, nonostante reiterate telefonate, e sapeva, figuriamoci, lo conosciamo, quindi non abbiamo sue notizie, perché a questo punto doveva esserci il suo intervento di riflessione sul senso del Natale, e stiamo riprovando dall'inizio perché non era collegato.
così ho provato anch'io adesso sul cellulare, ma non, pronto? Non rispondo. Sì, eccolo, eccolo. Ma io sono collegato. C'è. Don Maria, ok. Sorpresa. Siamo felici. Vi dà veramente una... Ma io ho sentito tutto, Dalle 7:30 sono qua puntuale. Allora non la vediamo. Questo è un bellissimo dono natalizio, perché le confesso che quando Gianna mi stava mandando i messaggini, dice non risponde, io ho provato su uno... Ho provato anch'io tante volte. Eravamo preoccupati. Don Marino, bellissimo, bellissimo dono, bellissima sorpresa natalizia. Quindi benvenuto. Ma non rispondevo perché stavo a sentire, le cose belle. Bene, non si parla. Dicevo tra me e me, perché insistono tanto? Va bene, allora, a questo punto noi ovviamente la conosciamo tutti, la ringraziamo sempre di essere ovviamente con noi. Come socio onorario è un onore nostro, del nostro club, averla con noi e averla con noi stasera per questa riflessione sul senso del Natale. Io credo che in questo periodo abbiamo ascoltato tutti anche le parole del Papa, sono arrivate molte parole, io credo che siano parole di grande equilibrio, giuste, che vanno veramente, credo, anche al di là della sfera immediatamente personale, hanno una valenza universale in momenti di crisi come questo. Sono parole che servono, credono, servono a tutti, ma servono anche alla società in cui siamo immersi, e forse troppo spesso anche noi tutti ci siamo persi nell'idea di un consumismo, perdendo un po' il senso del Natale. A questo credo ci abbia richiamato anche il Papa, quindi una riflessione più che mai opportuna. Grazie a lei. Sì, penso che mi sentiate. Sì. Perfetto. Il problema che mi è stato proposto è di chiarire con voi la parola Natale. E la parola Natale ha a che fare con il verbo nascere. E il verbo... Pronto? È giusto? Sentiamo benissimo, Don Marino. Bene. E il verbo nascere è proprio di una novità, fautore di una novità. Però c'è un nascere diverso. C'è il nascere dei fiori, c'è il nascere dei frutti, c'è il progresso dentro una vita vegetale, c'è il progresso dentro una vita animale. Però c'è un nascere particolare, che è quello dell'uomo. Gesù l'ha detto in un modo molto semplice, quanto è diverso questo nascere. Quando parla della donna e della sua fatica nel parto, dice che dopo il parto dimentica la sofferenza. E il motivo è questo, perché è nato un uomo al mondo. Non è un nascere di cui si può in qualche modo l'uomo appropriare. È un nascere, quella dell'uomo sulla terra, che non può che essere accolto, di fronte al quale non può che esserci la gratitudine di chi si meraviglia, di chi dice che è bello, di chi dice grazie e basta. Io penso ai genitori, alla grande notizia di una moglie al marito, sono incinta, al momento della nascita per i genitori, per i nonni, è nato veramente un uomo nuovo al mondo, una novità assoluta. Ora, quello che ci meraviglia tanto nel Natale è che Dio abbia voluto sperimentare questo nascere. Ma l'ha voluto sperimentare per renderlo ancora più meraviglioso, più capace di portare quella che è la verità del nascere, cioè una novità che è unica, assoluta, della quale nessuno può appropriarsi. E qui mi fermo per dire qual è il vero senso del peccato. Il vero senso del peccato è proprio questa incapacità di dire grazie, di essere in qualche modo meravigliati di fronte al dono.
il figlio di Dio ha voluto nascere per dirci che dobbiamo riappropriarci della bellezza del dono. Se non siamo capaci di fare questo, il mondo non rivela tutta la sua potenzialità. Purtroppo nel nostro mondo la vera potenzialità di tutto ciò che ci circonda si manifesta nel possesso che noi e nell'uso che noi ne facciamo. Mentre invece ci illudiamo, il possesso e l'uso non fa sì che il mondo manifesti la sua bellezza. La sua utilità sì, ma la sua bellezza no. Per imparare a cogliere la bellezza bisogna imparare ad entrare in questa luce che non può essere proprietà di nessuno. E difatti l'Evangelista Luca ci aiuta con molta semplicità a cogliere la bellezza di questo nascere, del nascere del Figlio di Dio. Poi abbiamo complicato le cose, abbiamo parlato della povertà, abbiamo aggiunto forse alla scena altre realtà di appartenenza quotidiana, ma Luca ci dice che una grande luce è apparsa a dei pastori. E l'annuncio che è stato detto: è nato per voi un Salvatore. La salvezza viene dalla bellezza, la salvezza viene dalla gratuità, la salvezza viene dalla contemplazione. E questi uomini sono corsi a vedere un bambino deposto sul fieno, in una mangiatoia. Non sono andati con le mani piene di regali, assolutamente. In quella luce sono corsi a vedere il grande segno. E il grande segno è veramente un bambino. Con tutta la potenzialità è nato per voi un Salvatore. La domanda che possiamo farci, un po' difficile ma onesta, è perché solo i pastori si sono mossi? E se è proprio vero che gli angeli sono apparsi solo ai pastori? O sono stati gli unici a crederci, gli unici disponibili a cogliere il dono? Io credo che a vedere un bambino deposto su una mangiatoia, una persona per bene non si sarebbe mossa. Un pastore che vegliava per il gregge si è mosso, e a Maria hanno solo detto che cosa hanno sperimentato: una grande luce. E Maria ha detto grazie ai pastori, ha custodito nel suo cuore la loro gioia. Per cui il Natale dovrebbe essere la gioia di un dono da condividersi con tutti. E credo che questo sia il motivo per cui a Natale ci si scambia i doni. Per aiutarci a leggere la realtà non nella sua utilità, ma nella sua bellezza, nella sua capacità di farci nuovi. E io mi fermerei qui, non vorrei fare un grande discorso, ma mi sembrava bello dire Natale da nascere, ma il nascere proprio di una realtà che ci supera e di fronte alla quale dobbiamo imparare a meravigliarci. Ho finito qua. Grazie. Grazie Don Marino, San Giacomo, tanti auguri. Grazie altrettanto. Grazie Don Marino, sono doppiamente lieto, non solo della presenza, ma anche del fatto che l'abbiamo ritrovata. Perdonate, io non rispondevo per rispetto a voi, Continuavo a spegnere il telefono dicendo: ma perché insistono? Non pensavo minimamente. Che ci prova la telecamera spenta e ancora non la vediamo. Non la vediamo. E non so come si fa a vedere. Io non... Ricorda come condividere lo schermo? In basso a sinistra, dove c'è il simbolo della telecamera. Avvia video? Sì. Esatto. Ecco.
Oh, ma sono apparso? Sei apparso. Don Marino ci ha permesso di meravigliarci due volte. Beh, della mia incapacità di gestire il computer. No, della sua apparizione. Ci sta allenando alla meraviglia, grazie. Giusto. Grazie di tutto e grazie di questa. Mi fermo ancora un po' così vedo ancora qualche cosa. Benissimo. E chiedo scusa ai telefonisti. Figuriamoci, anzi. Allora, e questa è la prossima, è la terza e ultima parte di questa bella serata di auguri. E allora abbiamo pensato di rivolgerci, ringraziamo al maestro Eliano Calamaro, già professore nell'orchestra del nostro Teatro Carlo Felice, che fra la sua lunga storia con il violino ha avuto il privilegio meritato di suonare il Guarnieri del Gesù, il Cannone, appartenuto a Niccolò Paganini. Una bellissima cosa che davvero, io credo, fa onore alla sua musica, alla sua esperienza a Genova. E ha accettato, grazie devo dire anche all'amica Giorgetta Alvigini, che è sempre preziosa consigliera in questo, di registrare per noi un po' di pillole dal repertorio classico e brani natalizi. È un modo, insomma, in cui abbiamo messo insieme il teatro, la riflessione e la musica. Io credo che quel modo, sobrietà e ricchezza, siano così, abbiano una loro ragione d'essere, una sorta di compimento in questa parte. Quindi grazie maestro. Adesso noi contiamo molto sulla tecnologia e sulla bravura di Marco e Giorgia, che hanno fatto, Marco ha registrato eccetera, per mandare in onda questo brano, questa parte, queste pillole musicali. Grazie a voi, sono lieto di essere presente a questa serata. Ringrazio la dottoressa Alvigini di avermi proposto questa bellissima idea. Ringrazio lei, presidente. Ringrazio e saluto tutti. E penso, due parole, penso che la musica unisca tutti. È vero, ci sono tanti generi, ma la musica bella, al di là del genere, è bella e penso che piaccia e penso che avvicini. Io stesso ho sempre fatto musica classica e musica lirica, ma mi piace tutto della musica. Quello che è meno bello mi piace meno, al di là del genere. Per quanto la musica, insomma, crea sempre un'atmosfera, crea una vicinanza, crea un'emozione. Allora ho cercato un programma che potesse piacere un po' a tutti, nel senso che ho pensato a Paganini, perché è stato un grandissimo personaggio che tutti conosciamo e che ha portato in tutto il globo il nome della nostra città, della nostra terra. Poi ho pensato a due grandi compositori, Ennio Morricone e Mancini, grandi compositori di grandissimi film, nonché alcuni brani natalizi fra quelli più conosciuti, più famosi. Quindi, ripeto, ho cercato di e spero che questo possa aver incontrato un po' il gusto di tutti, raggruppato in un tempo più o meno, insomma, spero non troppo lungo e neanche troppo corto. Ecco. Quindi vi ringrazio ancora e non so se penso dopo avremo occasione. Comunque ringrazio e auguro buone feste e buon Natale di cuore a tutti. Grazie a lei, maestro. Bene, ascoltiamo. Manca la voce. Voce. Voce.
Io però lo sento il video. Noi no. Noi no. Provo a rilanciarlo. Sì, noi non lo sentiamo. Noi non lo sentiamo. Allora, riproviamo. Sì. Lo sentite? No. Prova a regolare la voce in basso. In basso, a sinistra. Io qui ho il massimo volume degli altoparlanti. Però non arriva. Non arriva. No. E la regolazione della voce in basso a sinistra. Con la trombetta in basso a sinistra, se la, al di là dei suoi altoparlanti. Allora, riproviamo da qui. Prova, ecco, prova a aprire. Ecco. Ah, ecco. Ora lo sentite? No. Gianna, scusami. Quando fai con la condivisione dello schermo, ci dovrebbe essere un'opzione che dice ottimizza l'audio per clip, una cosa che del genere. Sì. Trovo dove? Condividi schermo. Sì, quando fai condividi schermo, forse? Guarda un attimo, non mi ricordo a memoria. So condividi schermo ce l'ho, io a screen sharing ce l'ho. E poi non ti dà delle opzioni, c'è un'opzione per far condividere l'audio. Allora. Adesso non mi ricordo a memoria il punto esatto in cui si trova l'opzione. Adatta alla finestra. Qua è tutto. C'è un'opzione quando si condivide. Non so, Marco, ti ricordi mica a memoria dov'è l'opzione dell'audio? Adesso c'è. Francamente no, eventualmente prova col VLC invece che col Media Player. Marco, cosa vuol dire? Il simbolo del birillo, il VLC, il birillo, dei lavori in corso. Ok, però io adesso il video ce l'ho già caricato così. Non so come l'hai caricato. È come me l'hai mandato tu, non l'ho caricato in maniera... Però puoi provare a fare a partire l'app, quella del video. Audio settings. Ma c'è qualcosa che posso fare? Sul PC dovresti avere il VLC, quello col birillino dei lavori stradali. Sì, a volte... però se io apro, allora. Prova ad aprirlo e poi condividi lo schermo. Vediamo un attimo. Esatto. Apre con... In caso disperato, mettere il telefono attaccato, lei l'audio ce l'ha. Ah, ecco. Anche. Sì. Però, oppure Marco, tu non ce l'hai il video sotto mano? Prova col VLC, dovresti averlo sul PC. Sì, però adesso qua non riesco neanche a uscire. Apri con... Si occupa di telecomunicazioni, no? È giusto. Allora, aspetta, Gianna. Sì, allora, dimmi. Aspetta, dovrebbe essere questa, allora. Quando tu clicchi share screen, allora aspetta che ci vado. Dove c'è il video? Aspetta, share screen, ok. Ok, non schiacciare ancora che condividi. Dovrebbe esserci lì due voci. Condividi audio del computer e ottimizza il video per il videoclip. Sono in basso e sinistra. Questo qua, ok, li ho cliccati, giusto? Tutti e due. Adesso riprova, per favore. Ok. Deve riattivare l'audio. Però. L'audio? Deve riattivare l'audio. E alzarlo. Alzalo. Probabilmente aderito immediatamente al mio. Ora sentite? Per un po' di tempo, okay. Serenamente insieme. È stato fra i primi violini del Carlo Felice. È un, secondo me, è un eccezionale violinista. Buongiorno, grazie per le parole della dottoressa Albigini. Per me è un piacere
essere presente a questo evento, e poi, data la situazione che stiamo vivendo, è con maggior piacere poterci fare gli auguri natalizi con la musica, che io credo che sia una delle cose che ci permettono di avvicinarci, anche se lo facciamo a quei mezzi a distanza, ma è comunque bello. Quindi sono lieto di essere qui e ringrazio la dottoressa di questo. Grazie a lei. Ho pensato a una serie di brani, un po' misto per tutti i gusti. Ho pensato di inserire Paganini, che è il nostro grande musicista mondiale, nato qua a Genova, e poi un misto di brani natalizi e qualche sorpresa di famose colonne sonore. Inizierò con una canzonetta che ha scritto Paganini, che è molto simpatica, direi che si addice, diciamo, a questo periodo e si può sposare con i brani natalizi. Sempre di Paganini, questo è un brano un pochino più virtuoso, come del resto lui era. È un'aria cui lui ha scritto poi delle variazioni. L'aria del Baruch Abba si chiama. Thank you.
quest'area del Barocco Abba dimenticavo, da un versetto della Bibbia significa tu sii benedetto. Okay, adesso prego. Eseguirò Ennio Morricone, Gabriel Sobel, dal film The Mission. Thank you.
alla volta dei brani natalizi, una serie di brani famosi, da L'albero di Natale a Il primo Natale ed altri. Comincerò con L'albero di Natale. Thank you.
E adesso we wish you a Merry Christmas. Sarà onorato di averlo in presenza appena sarà possibile. Grazie. E il libro che ci racconta un po' la nostra storia. Grazie, grazie. Grazie ancora, a presto. A lei, grazie, a voi. Grazie. Bravissimo. Bravissimo. Grazie. Davvero. Grazie a voi. Pillole preziose. Grazie, mi fa piacere. Siamo davvero grati. A questo punto ci possiamo avviare alla conclusione. Devo dire che è stata una bellissima serata. Allora. Abbiamo mantenuto, io credo, anche i tempi giusti, che è quella sobrietà che è giusta in serate come questa. A questo punto... auguri di buon Natale. Chi ha un bicchiere può prenderlo, ma chi non l'ha non importa. Auguri di buon Natale. Auguri a tutti. Auguri a tutti. Grazie. Grazie Presidente, grazie Gianna. Grazie a tutti voi, buon Natale a tutti. Buon Natale a tutti. Buon Natale. Buon Natale e grazie della serata. Ciao Michele. Ciao Giuseppe. Ciao Giuseppe. Grazie. Ciao, a presto. Ciao Giorgetta. Grazie a tutti. Ciao.